cari catecumeni eletti e cari catechisti. La settimana santa che stiamo per vivere è un po' una espansione di quello che celebriamo ogni domenica. In realtà ogni domenica noi celebriamo tutto il mistero della salvezza. Tutto il mistero della salvezza riassunto come fatto molto piccolo, molto veloce, tutto condensato nella messa a cui partecipiamo. Durante l'anno liturgico poi invece questo unico mistero della salvezza si estende, si espande e in ogni momento dell'anno liturgico ne celebriamo con maggiore attenzione una parte particolare. Vivrete questa settimana santa in modo speciale perché è la settimana santa che vi proietta verso il battesimo. Gli scrutini che avete celebrato nelle domeniche passate vi hanno portato ad avere una conoscenza di voi stessi e una conoscenza del Signore Gesù. In te c'è una profonda sete, una sete insaziabile che nulla nel mondo può saziare, una sete di vita, di verità, di amore, una sete di vita eterna. Il Signore Gesù è la fonte dell'acqua viva, è Lui che è la risposta a questa sete, l'unica risposta a questa sete. In te c'è una tenebra che ti impedisce di vedere, ti impedisce di conoscere la verità, di conoscere Dio, di conoscere te stesso, gli altri, di conoscere il senso della vita. Il Signore Gesù è la luce che vince questa tenebra. In te c'è una morte interiore, una morte spirituale, che è la morte del male, e ci sarà una morte corporale che porrà fine alla tua vita terrena. Il Signore Gesù è la risurrezione che vince questa morte, la tua morte interiore, anzitutto, facendoti risuscitare nello spirito, e poi la tua morte corporale, dandoti la pienezza della risurrezione e della vita eterna. Dopo questi tre scrutini, voi catecumeni entrate nella Settimana Santa insieme con tutta la Chiesa. Partecipate alle grandi celebrazioni della Chiesa, la Domenica delle Palme, il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e poi finalmente la Pasqua del Signore. La Pasqua però non si ferma nel giorno di Pasqua, ma viene celebrata solennemente per 8 giorni, tutta la settimana dopo Pasqua. Ma poi la Pasqua si continua a celebrare come una unica grande festa fino al giorno di Pentecoste, quindi fino a 50 giorni dopo. La Pasqua è la festa più grande dell'anno cristiano perché è la più lunga. La Pasqua termina e culmina nel giorno di Pentecoste, che è 7 settimane dopo la Domenica Pasquale. Per questo tutto il tempo pasquale è un tempo che la Chiesa dedica ad approfondire il mistero della risurrezione di Cristo e del dono dello Spirito Santo. Nella Domenica delle Palme, quando celebriamo l'ingresso solenne di Gesù a Gerusalemme, poi ascoltiamo tutto il racconto della Passione per la prima volta, abbiamo un po' un quadro d'insieme. Poi nel Giovedì Santo e nel Venerdì Santo torniamo su alcuni momenti salienti della Passione del Signore e ricordiamo e celebriamo l'ultima cena di Gesù con i Suoi discepoli e poi la Passione del Signore fino alla Sua morte. Come si vive la Settimana Santa? È una settimana di contemplazione, è una settimana in cui la Chiesa, che appunto tutte le domeniche celebra tutto il mistero pasquale, rallenta il ritmo della celebrazione e comincia a mettere davanti ai nostri occhi in modo più calmo, più tranquillo e quindi aiutandoci nella contemplazione, gli episodi dell'ultimo tratto della vita terrena del Signore Gesù. Perché proprio quel tratto? Perché sono così importanti questi episodi, tanto che noi li celebriamo con tanta solennità? Perché in essi si racchiude il mistero della salvezza. Tutti questi riti non sono una recita, noi non è che facciamo finta di stare a Gerusalemme quando Gesù entra con l'asinello e con le palme, non facciamo finta di partecipare all'ultima cena, non facciamo finta il venerdì che Gesù è morto e celebriamo una sorta di funerale a Gesù, no. Noi stiamo celebrando la vittoria del Signore Gesù sulla morte. Noi stiamo sempre celebrando tutto il mistero della Pasqua, ma in queste particolari giornate della Settimana Santa contempliamo ognuno degli aspetti di questo grande mistero. Già la Domenica delle Palme ci introduce nella contemplazione del mistero della Passione, morte e risurrezione del Signore.
Leggeremo due volte la Passione del Signore in questa settimana, la Domenica delle Palme e poi il Venerdì Santo. Perché la leggiamo due volte? Perché vogliamo assaporarla, vogliamo sentire ogni parola, vogliamo che si stampi nel nostro cuore questo racconto, perché in questo racconto e nella persona che ci è messa davanti c'è la nostra salvezza, c'è l'immagine dell'amore, c'è il mistero nel quale noi entriamo mediante i sacramenti. In queste celebrazioni la cosa più importante non è fare qualcosa, ma contemplare la croce del Signore. E la croce del Signore viene anticipata dall'ultima cena, nella quale Gesù offre se stesso sotto il segno del pane e del vino, dando così senso a ciò che succederà dopo, perché la passione e crocifissione avviene dopo l'ultima cena con i suoi discepoli. Infatti i suoi discepoli non capiscono bene a che cosa si sta riferendo, ma lui lo sa esattamente. Sa che verrà arrestato, che verrà processato ingiustamente, sa che verrà torturato, che verrà abbandonato da tutti, sa che verrà infine crocifisso come l'ultimo della terra. Ma in tutta questa sofferenza lui entra liberamente, offrendo se stesso. Per questo dice ai suoi discepoli: ciò che voi vedrete, queste cose che io subirò, queste ingiustizie che mi faranno, queste violenze e la morte che io patirò come uno schiavo, come l'ultimo degli uomini, questo io lo sto facendo liberamente, sono io che liberamente offro la mia vita per voi e offro la mia vita al Padre, a Dio. Per questo è molto importante il fatto che celebriamo tutto di seguito, celebriamo il Giovedì Santo, l'ultima cena in cui si dà il senso della Pasqua, e il Venerdì Santo, la Passione del Signore. Cosa contempliamo? Contempliamo la croce del Signore, la croce del Signore Gesù. Perché? Sapete, in ogni chiesa c'è una croce del Signore, messa di solito in bella evidenza, vicino all'altare. Perché abbiamo questo simbolo? Che è un simbolo antichissimo che i cristiani hanno fin dai primi secoli, fin da subito. E voi lo sapete perché avete ricevuto come prima cosa la croce nel rito di ammissione al catecumenato. La croce è brutta, la croce è oscena. Un crocifisso era un uomo torturato, un uomo che non si poteva quasi guardare per quanto era brutto. Era uno spettacolo tremendo vedere una crocifissione. Nella croce non c'è niente di bello, è una tortura tragica. Eppure, per noi è diventata la cosa più bella del mondo, il segno della nostra salvezza. Perché? Perché la guardiamo con gli occhi della fede, perché la guardiamo con gli occhi dell'ultima cena, cioè noi sappiamo che quello non è un uomo torturato ingiustamente, che patisce e basta, ma quello è il Figlio di Dio che si è fatto uomo e volontariamente e liberamente affronta questa grande, grave sofferenza per amore nostro. Per questo la croce, da cosa brutta, oscena, diventa per noi il segno della salvezza. Per noi la croce è il segno dell'amore crocifisso, cioè il segno dell'amore fino alla fine, dell'amore che non resiste al male, dell'amore che si dona totalmente, dell'amore che perdona il nemico, dell'amore che è Dio. Dove si vede chi è Dio? Nella croce di Cristo. E non solo, nella croce di Cristo si vede anche chi siamo noi, perché noi crediamo che il Signore Gesù ha preso su di sé tutti i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Allora, nella croce di Cristo vediamo il male. Che cosa fa il male all'uomo? Che cosa di brutto, che cosa di osceno, potremmo dire, provoca il male in un uomo? E questo è molto importante anche per la nostra vita personale, perché il mistero della croce di Cristo, una volta che siamo uniti pienamente a Lui per la fede e per i sacramenti, diventa anche il mistero della nostra vita personale. Ciò che di brutto, ciò che di sbagliato abbiamo patito nella nostra vita, unito al mistero della croce di Cristo, diventa per noi il luogo della risurrezione, il luogo dove conosciamo l'amore di Dio, il luogo dove sappiamo
che Cristo non ci ha abbandonati. Dov'è Gesù oggi? Gesù oggi è risorto in cielo alla destra del Padre, dove regna glorioso, è il Signore, ma porta in sé ancora le piaghe, i buchi della passione, perché il Signore risorto è rimasto in quella offerta di sé che ci ha fatto vedere sulla croce. Per questo si legge nella Scrittura che Gesù intercede continuamente per noi, cioè è rimasto in questa offerta di sé e per questo dona il suo Spirito, per questo viene in mezzo a noi, per questo opera nella nostra vita con la forza del suo amore. Per questo anche la nostra vita può cambiare contemplando la croce del Signore, perché contemplando la croce del Signore e facendo memoria di quella che è la nostra croce personale, la nostra sofferenza, il nostro patimento, ciò che non avremmo voluto vivere, ciò che la vita ci ha inflitto ingiustamente, contemplando questo e guardando la croce del Signore, noi sappiamo che Cristo Gesù è presente anche nel buio della nostra vita. Il Signore crocifisso è insieme a noi. Il Signore crocifisso ha redento ogni croce. Il Signore crocifisso vivente ha trasfigurato ogni sofferenza. Per questo nella Settimana Santa contemplare la croce del Signore è un atto di fede che noi facciamo, un atto molto bello che vi invitiamo a fare con gioia. Fra tutti gli episodi evangelici della Settimana Santa abbiamo però pensato di lasciarvi con uno in particolare che è un po' marginale perché si svolge alcuni giorni prima della passione del Signore e che però è molto importante per la nostra vita. Lo scopriamo insieme. Carissimi catecumeni eletti e carissimi catechisti, ben trovati. Siamo finalmente arrivati alla Domenica delle Palme, la domenica che ci apre alla grande Settimana Santa. La Settimana Santa, come sapete, è il fulcro di tutta la vita liturgica, è l'apice di ogni vita cristiana, perché è il momento in cui celebriamo il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù. E allora all'avvicinarci di questa tappa così importante, così densa da un punto di vista appunto di fede, abbiamo pensato di proporvi un'ulteriore riflessione e ci siamo chiesti cosa fare per voi in questo tempo. E allora ci è venuta l'idea di raccontarvi quello che avviene all'inizio della passione di Gesù, all'inizio del racconto della passione di Gesù. Come voi sapete, in quest'anno leggeremo il Vangelo di Matteo, quindi sia oggi nella Domenica delle Palme, sia nel Venerdì Santo, ma anche nella liturgia del Lunedì Santo, all'inizio appunto del racconto della passione viene situato un racconto molto particolare intitolato L'unzione di Betania. Se vi ricordate, quando domenica scorsa abbiamo parlato della resurrezione di Lazzaro e abbiamo incontrato le due sorelle Marta e Maria, ricordate bene che tutti e tre questi fratelli si trovavano appunto in Betania. E oggi, all'inizio diciamo del racconto della passione, all'inizio di questa settimana così importante, ci situiamo di nuovo a Betania. E lo facciamo leggendo alcuni versetti del Vangelo di Matteo. Siamo nel capitolo 26 di Matteo e leggeremo i versetti 6-13. Ascoltiamo insieme la parola. Mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato, molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre stava a mensa. Ecco, una scena molto, diciamo, potremmo dire quotidiana. L'unica cosa che non è, diciamo, non rispecchia la quotidianità è il fatto che Gesù sa
che sta per essere consegnato, sa che sta per donare la vita. E Simone il lebbroso, probabilmente il Vangelo non lo specifica, ma probabilmente è un uomo guarito da Gesù, perché non si poteva stare vicino a un lebbroso, la lebbra era contagiosa. Quindi questo Simone, detto il lebbroso, forse per la sua malattia, invita Gesù a pranzo, e mentre sono lì a pranzo, mentre sono a mensa, arriva una donna con un vaso pieno di olio profumato e lo versa sulla testa di Gesù. Una scena, diciamo, molto anche intima. La donna compie verso Gesù un atto molto particolare, quello appunto di ungere il suo corpo, appunto partendo dalla testa. E i discepoli, come vedremo, che sono lì presenti, subito si sdegnano, si arrabbiano, contestano ciò che la donna sta facendo e pongono una domanda: perché questo spreco? Lo si poteva vendere a caro prezzo per darlo ai poveri. Ecco, vediamo già in queste poche battute del Vangelo alcuni atteggiamenti molto diversi. Simone, questo lebbroso, forse per riconoscenza, invita a pranzo Gesù, e Gesù è lì presente nella sua casa, alla sua mensa. Una donna che arriva e compie verso Gesù un atto pieno di amore, un atto gratuito, un atto di riverenza. E i discepoli, anch'essi presenti lì nella casa di Simone, osservano questa scena in modo rabbioso, contestano il gesto della donna. E già questo ci fa capire una cosa importante: ci sono vari modi di seguire il Signore. C'è un modo silenzioso, come fa Simone, lì Simone in tutta questa scena non proferisce parola. C'è un modo di donazione, di amore, di dedizione, che è ciò che compie la donna verso Gesù, e poi c'è un modo un po' calcolatore, quello che fanno i discepoli. I discepoli, davanti a questo gesto, potremmo dire, della donna sovrabbondante, altruista, gratuito, pieno di amore, pieno di affetto nei confronti di Gesù, si mettono a ragionare, calcolano: ma se noi avessimo venduto quest'olio, lo avremmo veramente venduto a caro prezzo e lo potevamo dare ai poveri, perché questo spreco? È la domanda che ci poniamo all'inizio di questa settimana santa, di fronte anche alla passione, morte e resurrezione di Gesù. Perché questo spreco? È la domanda anche che pongono a Gesù sulla croce. Se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, scendi dalla croce e salvaci. Non stare lì sulla croce, ma vieni qui a salvarci. Salva te stesso e salva anche noi. E invece il figlio rimane su quella croce. La donna compie questo gesto che è sovrabbondante, gratuito, pieno di amore, perché ci sono delle parole, dei gesti, degli atteggiamenti che valgono molto di più, perché sono orientati e dettati dall'amore. È su questo che noi dobbiamo un po' riflettere per entrare nella settimana santa. In quali di questi personaggi vogliamo stare? In Simone che rimane silenzioso, nei discepoli che si sdegnano, o nell'atto pieno di amore di questa donna? E la scena che segue è molto interessante, perché il Vangelo prosegue e dice: ma Gesù, accortosene, disse loro: perché infastidite questa donna? È una scena anche un po' che strappa un sorriso, perché i discepoli rimproverano la donna, ma probabilmente non lo fanno vedere davanti a Gesù, non lo fanno dinanzi a lui. Ma Gesù se ne rende conto e interviene a favore di questa donna e dice: essa ha compiuto un'azione buona verso di me. Il termine greco può indicare
fare, ecco, un'opera bella, un'opera buona verso di me. E quindi Gesù ha capito che la donna è stata mossa davvero dall'amore, è stata mossa da un affetto profondo, forse di gratitudine, di riconoscenza, nei confronti di Gesù. Ed è bello perché neanche la donna parla, la donna compie questo gesto carico di sovrabbondanza, carico di amore, come se una donna che ha lo sguardo pienamente rivolto verso Gesù, e Gesù coglie quello che c'è nel cuore della donna. E infatti Gesù riprende: i poveri li avrete sempre con voi, ma non sempre avete me. Lei ha compiuto nei miei confronti un'azione che servirà per la mia sepoltura. E dovunque sarà il predicato il Vangelo, sarà annunciato anche quanto questa donna ha fatto. Guardate, un gesto così semplice, però così carico di significato, sarà annunciato in tutto il mondo come sarà annunciato il Vangelo, la buona notizia della salvezza di Gesù. Perché? Perché la donna è come se avesse dato a ciascuno di noi che ancora oggi, dopo 2000 anni, leggiamo e meditiamo il Vangelo, ci avesse dato la possibilità di capire come stare dietro Gesù, come guardarlo, come amarlo, come spendere la nostra vita. Quest'olio versato che avrà riempito la casa di profumo, che avrà accompagnato Gesù mentre affrontava la via del Calvario, mentre affrontava le torture, l'essere crocifisso, l'essere nel sepolcro, quest'olio che ha vinto il suo corpo è stato per Gesù un motivo di consolazione, e per noi oggi ci dice che ogni gesto, seppure semplice, seppure minimo, che possiamo compiere nei confronti del fratello, di chi c'è accanto, sarà annunciato. Sarà ricordato fino alla fine dei tempi, perché l'amore non si perde, l'amore sempre si rinnova, l'amore sempre produce dei frutti, anche se a volte non ce ne rendiamo conto. E allora entriamo in questa settimana santa con l'immagine, con la figura di questa donna che si spende, e si spende per amore, e con Gesù che accoglie il suo gesto di amore. Gesù non lo rifiuta, non si arrabbia, anzi dite: lasciatela stare, essa ha compiuto verso di me un'opera grande, bella, buona. Che il Signore possa dire di ciascuno di noi la stessa cosa. Vi auguro una buona domenica delle Palme.